Se hai a disposizione un massimo di 150 euro e devi cambiare il telefono immediatamente, probabilmente posso aiutarti. Ciao, sono Zane di Turbla.it. Nei prossimi minuti ti consiglierò quello che secondo le mie analisi, ricerche, confronti e esperienze dirette è il miglior smartphone economico di questa fine 2019. Se l'argomento ti interessa, seguimi. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Se stai guardando questo video solo perché vuoi sapere qual è il miglior smartphone economico di novembre-dicembre 2019, eccoti servito. Dopo tutte le mie ricerche, analisi, confronti e paragoni, per quanto mi riguarda, Xiaomi Redmi Note 8 è il miglior smartphone economico che puoi comprare. Dico questo dopo aver confrontato tantissimi telefoni, questo è quello che integra in un solo pacchetto tutte le caratteristiche più importanti e le miscela nel modo migliore. Davvero, se cerchi un telefono economico, comprando questo secondo me non puoi sbagliare. Dico questo dopo aver acquistato, utilizzato la generazione precedente, quindi il Redmi Note 7 e anche il vecchio Redmi Note 4 e aver letto e confrontato tutto quello che c'è disponibile in rete da parte delle riviste specializzate per quanto riguarda questo nuovo apparecchio. Davvero nessun terminale Android alla fine del 2019 miscela in modo così efficace e ben bilanciato gli elementi più importanti. Si parte dallo schermo LCD da 6.3 pollici, è di fatto uno schermo bellissimo con delle cornici strettissime sia in alto che in basso, è presente solo un piccolissimo notch che serve appunto per esporre la fotocamera frontale. Sotto il cofano troviamo invece uno Snapdragon 655 affiancato a 3 GB di RAM. Ora, si tratta di una configurazione sicuramente da fascia medio-bassa, non può rivaleggiare con il più veloce Snapdragon 855 e 855 più a bordo dei flagship di questa generazione, però non dovrebbero esserci problemi per l'uso quotidiano. Come ho detto in passato, 3 GB di RAM sono appena sotto al limite di 4 GB che io consiglio nella fine del 2019 per lo smartphone. Questo significa che probabilmente quando passeremo troppo velocemente da un'applicazione all'altra oppure manterremo aperte troppe tab di Chrome contemporaneamente sul telefonino, potrebbe verificarsi qualche ritardo o qualche caricamento. È il prezzo da pagare per accedere comunque a uno smartphone così ben bilanciato in questa fascia di prezzo. La fotocamera principale è composta da addirittura 4 lenti, qui stiamo scoppiando verso l'alto come numero di lenti, di cui la principale ha una risoluzione di 48 megapixel. Non entro nei dettagli tecnici perché di fatto si tratta di una buona fotocamera per scattare in condizioni di buona luminosità, però non appena la luce a disposizione scende anche la qualità tende a risentirne fortemente. Ora, ben inteso, non voglio sminuire le capacità fotografiche di questo telefono perché sono sicuro che per la maggior parte di noi sono più che adeguate. La differenza però rispetto a una fotocamera di più alto livello si nota mettendo le foto una di fianco all'altra. La batteria è da 4000 mAh e consente di coprire la giornata senza problemi anche a fronte di un utilizzo decisamente intenso. Si ricarica poi tramite connettore USB Type-C, yuhu! Ce l'abbiamo finalmente anche nella fascia di mercato più bassa. È presente anche il jack audio da 3,5 mm per collegare le cuffie e gli auricolari e per quanto riguarda le tecnologie del passato abbiamo anche un trasmettitore a infrarossi per utilizzare il telefono come telecomando e anche il ricevitore per la radio FM. Per quanto riguarda il software troviamo invece Android 9 già aggiornabile ad Android 10, l'aggiornamento è già in distribuzione. Sopra ad Android troviamo però la pesante skin MIUI, quindi una personalizzazione piuttosto pesante e invasiva che modifica in modo profondo il comportamento di Android. Ad esempio, sparisce il cassetto con le app e tutte le app vengono piazzate direttamente sulla schermata home. Ci sono un sacco di personalizzazioni alle icone di sistema, ci sono alcune applicazioni preinstallate e non removibili e in passato ci sono stati alcuni bug che impedivano la visualizzazione delle notifiche, ma che però oggi sembrano essere risolti. Ora è vero che con un po' di smanettamento molte di queste cose possono essere sistemate, però ci serve un po' di impegno. Ovviamente ragazzi questa è una mia para e di quelli che come me sono dei sostenitori di Android pulito ci sono tantissime persone però che amano addirittura le personalizzazioni della MIUI o che comunque sono disposte a passarci sopra in virtù del fatto che comunque possono ottenere un ottimo telefono. Ci ho detto a questo punto di prezzo sicuramente non è la fine del mondo e viste le ottime qualità di questo apparecchio siamo disposti sicuramente a soprassedere. Per chi fosse
alla ricerca di qualcosa di ancora più economico, vi do questa chicca. Ho trovato questo Lenovo Z5S che è veramente un ottimo apparecchio. È un modello del 2018 che per non so bene qualche motivo si trova ancora a soli 130 euro presso molti rivenditori. Innanzitutto, dal punto di vista delle specifiche tecniche, abbiamo un bello schermo LED da 6.3 pollici a 1080x2340 pixel, quindi una risoluzione davvero elevata e confrontabile con quella dei top di gamma di oggi. Sotto il cofano troviamo uno Snapdragon 710, quindi un buon processore, e addirittura 6 GB di RAM. Non si direbbe da un telefono così economico e neanche troppo recente. Per quanto riguarda lo storage a bordo, abbiamo 64 GB di spazio di archiviazione, ma possiamo comunque sempre espandere in seguito tramite la micro SD. Anche in questo caso fotocamera da 3 lenti, di cui la principale è a 16 megapixel e pare scattare foto sicuramente dignitose. La batteria è da 3300 mAh, è un pochino piccolina, però dovrebbe comunque consentire di coprire la giornata di un utilizzo standard. A bordo c'è Android 9 e da quanto ho letto nulla si sa circa l'aggiornamento ad Android 10, che in realtà potrebbe anche non arrivare, quindi chi compra questo telefono fa un po' un salto nel buio. Ma l'aspetto che mi ha dato più fastidio è di fatto che Lenovo applica comunque la propria personalizzazione ZUI, non so bene come si legga, sopra appunto ad Android 9. Anche in questo caso uno skin piuttosto invasiva, ci sono tutte le problematiche che ho già ricordato per quanto riguarda la MIUI. D'altro canto, per 130 euro e cambio non è il caso di formalizzarci, possiamo sicuramente farci andare bene anche qualche personalizzazione software. La vera problematica ed il motivo per cui non raccomando questo telefono come prima scelta è che la maggior parte delle fonti che consulto, si tratta comunque di autori internazionali specializzati dei quali poi incrocio i dati, non ha pubblicato nessuna recensione di questo specifico apparecchio. Ho trovato solo qualche menzione su alcuni blog esteri che non so bene quanto siano affidabili e quanti non siano stati prezzolati eventualmente da Lenovo per pubblicare una recensione, perché forse nessuno se lo stava filando. Questo è l'unico aspetto che mi preoccupa. Quindi la strategia migliore, se volete portarvi a casa questo interessante telefono a 130 euro, è probabilmente quello di comprarlo, farlo arrivare a casa, ma prepararsi già a fare il reso in caso le specifiche tecniche, che sono veramente ottime, non si rispecchino poi in un utilizzo con tutti i giorni altrettanto soddisfacente. Ovviamente un salto nel buio sarà un po' una rottura di scatole fare il reso, però potrebbe valerne la pena. Fate voi. Se invece hai a disposizione un budget superiore, ci sono molti smartphone Android di fascia più alta che ti offriranno ancora qualcosina in più. Se vuoi sapere quali sono i miei preferiti, fai riferimento al video "I migliori smartphone Android di fine 2019" che trovi linkato qua sopra. Bene, da Zana di Turbola.it è tutto, spero che questo video ti sia stato utile per trovare il miglior smartphone Android di novembre-dicembre 2019. Se così è stato, ti chiedo di cliccare sul pollicione mi piace qua sotto, per me è sempre molto importante, quindi grazie davvero in anticipo se lo farai. Fammi anche sapere cosa te ne pare dei telefoni che ho citato e ovviamente se hai anche altre raccomandazioni per modelli diversi che possono risultare interessanti. Mi raccomando, fammi sempre sapere nei commenti perché ti piacciono o non ti piacciono determinati telefoni. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, non dimenticare di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla campanella di fianco. Al prossimo video, ciao!